Questa mattina all'Università di Foggia si è svolto un convegno sui comuni sciolti per mafia, per infiltrazioni mafiose. Tra gli ospiti anche la commissaria prefettizia di Foggia, Marilisa Magno. A lei volevamo chiedere informazioni sull'andamento della città di Foggia dopo questi mesi di commissariamento. Il comune di Foggia, lo ricordiamo, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell'agosto dello scorso anno, ma la commissaria ha negato qualsiasi risposta. Allora sentiamo cosa ci ha detto ai microfoni dei giornalisti. Per l'attività, quindi non devo lasciare dichiarazioni. Ma anche solo un parere su come i primi mesi. No, perdonatemi, ma questo è un altro tipo di incarico. Io sono qui per un colloquio con gli studenti per parlare della normativa che porta allo scioglimento dei comuni. Ci può essere però un'altra occasione per parlare invece con la città. Ma noi, io ho detto sempre, con la città parliamo con i nostri atti amministrativi che sono pubblicati sul sito del... Spesso però vanno spiegati, no? La normativa prevede cambiare anche la normativa. Allora, sempre solo colpa della... Al momento la normativa non lo prevede. Ma perché non vuole parlare con noi? Con noi? Non sono qui per fare il lavoro. Ma non qui, anche in altre occasioni, diciamo. Ma no. Parlo perché la cittadinanza ci segue molto, nel senso che ha bisogno anche di piccoli feedback, anche breve. Ho detto che il nostro feedback è praticamente l'atto amministrativo, col quale viene spiegato l'attività che si fa. C'è tutto spiegato nell'atto e dopodiché si legge e si va. No, è incomprensibile.